Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Orientali. Ma lo sa lei. David, che ma non sapeva neanche dove stava il Cile. Non voglio usare l'arma del paradosso, ma se noi dovessimo... Ma non è che lei sta parlando di un Di Maio vecchio di 15 anni fa, non lo so perché... Se dovessimo prendere un foglio bianco e mettessimo su questo foglio bianco due colonnine, in una scriviamo Gasparri e nell'altra scriviamo Di Maio. È una vergogna. Aspetta, un ragionamento prettamente politico. Foglio bianco, due colonnine, Gasparri, Di Maio. Cosa li accomuna? Sono entrambi politici di professione. Entrambi hanno fatto un percorso, perché Gasparri viene dal Movimento Sociale Italiano, oggi sembra De Gasperi, probabilmente festeggerà anche il 25 aprile. Ma anche Gasparri ha fatto un percorso politico. È come paragonare lei con Montanelli. No, no, beh, può essere. Abbiamo qualcosa in comune, facciamo Montanelli. Entrambi i giornalisti, abbiamo fatto entrambi, abbiamo fatto entrambi l'esame con la lettera 22. Quindi qualche cosa in comune ce l'abbiamo. Sì, sì. Come tu hai qualche cosa in comune con Di Maio. Politici di professione. Persone rispettabili, persone che hanno fatto un percorso, nessuno di voi due ha mai tecnicamente lavorato e io lo trovo invece professionale il fatto che entrambi avete fatto politica. No, ma voglio dire, questo disprezzo nei confronti di Di Maio, che è un signore che perché invece è la vittoria della democrazia, Di Maio, perché Di Maio è passato, scusatemi, perché io citavo la Tocci, poi torno altrimenti a Bozza e alla Tecce. Ma qual è la differenza da Gasparri? È un analista internazionale che dice apprezzato dai suoi colleghi in Europa e nei paesi medio orientali. Se lo scrive, se lo scrive è perché lei ha rapporti. Vabbè, sentiamola da lì, ragazzi. Allora, diciamo, ci ridono appresso, Mirta, ci stanno ridendo appresso. Ci ridono appresso. Ho parlato con tutti gli ambasciatori ieri. Ci ridono appresso. Allora, sinceramente credo che, diciamo, di questo.